Buongiorno, bentornati in un nuovo video. Oggi video svuota la spesa di I per la grande I. Come vedete c'è l'1 più 1. Ci sono dei prezzi molto molto interessanti e il volantino ve lo faccio vedere in un altro video. Allora, inizio con le cose da frigo. Allora, mozzarella Santa Lucia da 400 grammi, 2,59 euro. E questa qui insieme a quel prodotto che poi vi faccio vedere. Grazie a questi due potrò partecipare all'estrazione di un Kenwood, ma poi lo vediamo dopo. Poi ho preso Müller Mix, questo non l'avevo mai provato, yogurt al pistacchio con mandorle croccanti. Sono 150 grammi, prezzo intero 99, scontato a 49 centesimi. Non lo so, non l'ho mai provato, magari li provo in un altro video a parte. Così come questo, sempre mix, stesso prezzo, yogurt al caramello salato con anacardi croccanti. Poi, sempre in tema di frigo e yogurt, questo yogurt magro 0,1% di grassi all'ananas con latte dell'Alto Adige, targato Iper. E questo qua veniva 79 centesimi, in cassaforte mi sono stati messi 8 centesimi. Poi sempre yogurt, però stavolta Granarolo 100% vegetale, al gusto lime, è fatto appunto con latte di cocco, diciamo, senza lattosio, senza glutine, senza soia, quindi abbastanza leggero. Sono due barattolini e questo viene 1,69 euro, è buonissimo, è disponibile anche normale oppure menta, sono tutti e tre molto buoni, ma questo qua è il mio preferito. Poi passiamo a questa che è una confezione di tè, anzi di infusi della Twinings. Avevo detto che non avrei comprati più per un bel po', ma non ho resistito perché era in offerta a 2,45 euro, però qua me l'hanno segnato a 3,65 euro, quindi devo chiedere un po' perché l'ha segnato 2,47 euro. Comunque è una collezione da 5 gusti. E ve li faccio vedere qua le bustine. Allora, Lemon Twist, Finocchio, Mente, Liquirizia, Frutti Rossi, Zenzero, Limone e Ciliegia e Cannella. Questo qui l'ho dato a mia cugina e io mi sono tenuta tutto Frutti Rossi, mentre le altre tre bustine abbiamo fatto metà per uno, così li assaggiamo tutti. Sono molto curiosa. Ho sentito parlare bene di Lemon Twist e Ciliegia e Cannella. Vediamo un po', insomma. Poi un altro errore di prezzo che mi hanno fatto. Avevo trovato queste piadine della Mulino Bianco Barilla, bio con farro, 100% farine e grani italiani, olio extravergine di oliva senza olio di palma, 3 piadine ed erano in offerta 1 euro. E invece, vedete, me le hanno fatte pagare 2,79 euro, quindi anche lì non si capisce bene. Però avendo preso tre confezioni, 1,50 euro di cashback su Tfrutta, che è un'applicazione che uso ormai da un parecchio tempo. Non mi ricordo se vi ho fatto il video o no, però ad ogni modo vi lascio qua il video di Check Bonus, che è un'app che vi serve per guadagnare comunque. E lì sotto, e anche sotto questo video, c'è il codice da mettere per quando vi registrate. Poi, sempre in tema, diciamo, di sostituti del pane, diciamo, c'era l'1 più 1 su queste gallette di mais 130 grammi della marca Curti Risio, ed erano disponibili o mais oppure riso. Io ho preso queste di mais e il prezzo era 1,19 euro a confezione, però c'era l'1 più 1, quindi due confezioni a 1,19 euro, quindi direi ottimo. Poi, sempre gallette, ho ripreso queste qua di Amarsi e Piacersi, che è una marca appunto dell'Iper, sempre biologiche, con mais e quinoa senza glutine, a basso contenuto di grassi, non fritte. Sono 120 grammi, queste costano un po' di più perché c'è la quinoa, e vengono 1,65 euro. Poi, pasta. Anche qua c'era l'1 più 1, una confezione 1,35 euro, due confezioni 1,35 euro. E sono pennette rigate della misura pasta integrale,
italiano, pasta prodotta in Italia. L'unica cosa che poi dopo che le ho comprate, mia cugina mi ha detto, non l'aveva vista, non avevo visto che l'avevo messa nel carrello, e mi ha detto che lei le ha provate e non sono tanto buone. Adesso speriamo in bene, magari vi scrivo una nuvoletta qua, insomma vi farò sapere. E poi questo è il prodotto che vi dicevo che mi farà partecipare al concorso per vincere, vedete, una Kenwood. Ecco qua, una Kenwood Gourmet, quindi quella super costosa tra l'altro. Ed è una confezione di pizza Catarì soffice, un preparato pronto. E appunto, io lo faccio sempre a mano l'impasto della pizza, però ho voluto provarlo per vedere come viene. E vi lascio qua il video per fare la focaccia con il preparato sempre pane angeli, però stavolta, così vedete come viene. E qua ci sono tutte le istruzioni, magari poi proviamo a farle insieme. Vediamo un po'. E questo qui era in offerta a 1,19. Poi ho preso avena della marca Più Cereali Bio, biologica quindi meglio. Mezzo chilo, 500 grammi. Questa qui veniva 1,99 euro. Vi faccio vedere i valori nutrizionali se vi interessano. Io la metto nello yogurt. Il porridge non è che mi faccia impazzire, dico la verità. Ne avevo provato uno che era quello di Tiger, quello istantaneo. Ve lo metto qua. Abbastanza buono, ma secondo me dopo un po' stufa. E più che altro volevo provare a fare in casa la granola, magari metterci, non lo so, il sciroppo d'acero, la mela, fare un po' un misto. Ho visto un video molto carino, quindi volevo provare a farla. Poi una confezione di cruschetti della marca Mercanti. Questi anche non li ho mai provati, sono 250 grammi ad alto contenuto di fibre. 35% e grassi invece c'è 3%. Mia cugina mi ha detto che sono buoni, vediamo. Io ero rimasta un po' tra virgolette scioccata di quelli lì di marca della Kellogg's, che li avevo assaggiati da piccola, mi facevano abbastanza schifo. Adesso vediamo questi. Vi faccio vedere anche qua gli ingredienti. Questi qua 1,79 euro. Di questa marca ho provato anche l'avena ed è a fiocchi piccoli, mi piace molto. Poi vabbè, una bottiglietta d'acqua, quella di Valmora, 16 centesimi perché stavo sciupando di sete. Poi una miriade di latte vegetale, questo vi faccio vedere. Anzi, inizio da questo, 1,79 euro al cocco della Matte. Sì, forse l'avevo già provato, non mi ricordo, perché sto sperimentando vari latti vegetali, non li avevo mai provati e adesso volevo provare a usare questi e non mi ricordo se l'ho provato, forse sì. Comunque cocco sicuramente sarà buono. E poi c'era offerta 1 più 1 della Alpro e quindi mi sono data alla pazza gioia. Ho preso 1 più 1 2,99 euro, quindi 1,50 euro a pezzo, insomma. Alpro mandorla original gusto tostato, leggermente tostato. Anche questo ha poche calorie e soprattutto calcio, vitamina B12, B2, D ed E. E niente, sono da 1 litro, penso. Sì, un litro. C'era anche il gusto mandorla normale e quello di soia normale. Poi ho preso altre due confezioni sempre in 1 più 1 gusto cocco. Questo sì, l'avevo provato, non era male. Anche se mi era piaciuto di più quello di Natura Sivi. Quello per adesso era il più buono che ho provato. E poi sempre allo stesso modo, quindi due pezzi, 2,99 euro. Questo qui sempre Alpro. Coconut almond, quindi sia cocco sia mandorle. Secondo me questo qua sarà il più buono. Poi vediamo un po'. E anche questo sempre con le stesse caratteristiche: 24 kcal, vitamina B, calcio, eccetera. Invece questo qui, quello al cocco, ha ancora meno calorie, 20, meglio insomma. E poi
Poi mi stavo dimenticando che con mia cugina abbiamo preso dello zenzero fresco di alce nero, era 1,80 € sui 200 grammi più o meno, e ne abbiamo preso un pochino per uno, cioè questo e quello che l'ho messo dentro la scatoletta del tè. Quindi oltre all'1 più 1, ci sono stati errori di prezzo, ma poi vediamo un po' insomma come risolvere. Però ci sono stati appunto parecchi sconti o comunque sconti di 1 più 1, poi ci sono stati anche delle aggiunte in cassaforte, poca roba per carità, però tutto fa a fine anno. E poi questa spesa, come vedete, era di 38,16 e ho pagato pagamento elettronico 24,94 e in contante 12,25. Questo da 24,94 è il buono Six Continent, quello che ne rimaneva, che avevo pagato 60-100, quindi ho pagato 60 euro e mi hanno dato 100 euro. Quindi praticamente questa spesa è quasi tutta gratis. E niente, quindi insomma sono stati altri vantaggi. Poi vediamo, mi sembra basta. Quindi poi vi farò vedere il concorso, appunto questo qua, il concorso Qatari, che tra l'altro potete anche stampare su Groupalie e Buoni, devo farvi il video anche di quello. Appunto questo e questo concorso. Poi vi devo far vedere anche come viene questo preparato qua. E farvi sapere se questa pasta qui è una ciofeca o se invece è buona. Vedremo un po'. E poi appunto vi farò vedere anche il volantino.